Ventunesimo giorno in casa, quando scopro che prima di tramontare dietro il palazzo più a ponente, quello che da prima che io nascessi ha chiuso del tutto la vista del porto e della lanterna, per qualche minuto una lama di sole incendia un angolo di muro che per tutto l'inverno rimane in ombra, l'angolo buio dove gira la scala stretta che porta al piano di sopra della casa. La madreperla dell'orecchia di mare scintilla verde all'entrata del Templar. All'entrata del Templar, eia, e per gela si ritar, eia, per gioia ricominciar, eia, vola regina mostrar che le si amorosa. Alla via, che lo sento sol, sento sol, balla dentro il nuovo, Avete appena ascoltato All'entrata del Templar, una ballata trovadorica anonima dell'XI-XII secolo, in cui si canta e si balla per festeggiare l'arrivo della primavera. La primavera è raffigurata da una regina d'aprile che invita i giovani della Provenza al ballo. All'arrivo del ben tempo, per rinnovare la gioia e far arrabbiare i gelosi, la regina vuole mostrare che lei è tanto amorosa. E andate via, gelosi, lasciateci ballare fra di noi, fra di noi. Ha fatto mandare messaggi ovunque perché non ci sia fino al mare fanciulla o fanciullo che non venga a ballare la danza gioiosa. Andate via, gelosi, lasciateci ballare fra di noi, fra di noi. Avevo promesso che in questa quarta puntata saremmo andati oltre le dolenti note precedenti. Non so se vi farà sorridere, ma le dolenti note è un emistichio dantesco entrato in uso in italiano, che non significa più il pianto dei sofferenti, come nel canto quinto della Divina Commedia nell'Inferno, il verso 25. Il canto dei lussuriosi, quello di Paolo e Francesca, per capirci. Ma è comunque un'allusione del tutto voluta a un aspetto del tema di cui oggi ci occuperemo. La primavera, Petrarca e i colpi di fulmine. Questa immagine è un particolare dell'investitura di San Martino da Tura Cavaliere. Fanno parte di un ciclo di affreschi, opera di Simone Martini, e si trovano nella Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi. Simone Martini, pittore senese, fu attivo alla corte di Avignone di Roberto d'Angiò e divenne amico di Francesco Petrarca. Petrarca era nato ad Arezzo nel 1304. Nel 1312 il padre, notaio Sir Petracco, si trasferì con la famiglia ad Avignone per stare vicino alla curia papale. Francesco Petrarca cresce in Provenza, studia diritto a Montpellier e poi a Bologna nel 1326, ma non conclude gli studi. La sua vocazione letteraria sicuramente è preponderante e comunque ottiene gli ordini minori, fatto che gli permetterà di essere relativamente indipendente durante la sua vita con le rendite ecclesiastiche che questo gli procura. E rimane legato alla Provenza, alla sua amatissima Valchiusa, sino al 1347, anno in cui si stabilisce definitivamente in Italia, cambiando però parecchie volte città, per cui sarà a Milano, a Parma, a Venezia, a Padova ed infine ad Arcua, dove gli viene donato dal suo ospite, dal suo signore che lo ospita, Francesco da Carrara, un terreno, e lì potrà costruire una casa dove poi morirà nel 1374. Ebbe una vita sicuramente complessa ma anche di successo. Appunto, viene incoronato poeta nel 1341,
E la sua opera, lui continuerà a lavorarci alle poesie in volgare, ma la sua opera deve essere vista globalmente, scrisse tantissimo in latino, che reputava in qualche modo superiore alla lingua volgare. Fu anticipatore appunto anche della figura del filologo, fu quindi un bibliofilo in qualche modo. E vediamo la prossima immagine che testimonia questa sua passione così importante. Dobbiamo arrivare a parlare di colpo di fulmine e quindi parleremo del suo amore per Laura. Prima però possiamo leggere qualche cosa d'altro. Avete visto l'immagine del frontespizio di Simone Martini per il Virgilio Ambrosiano, quest'opera preziosissima su cui Petrarca annotò per tutta la vita ai margini 2500 postille dal 1338 al 1374, praticamente vi morì sopra su queste pagine, vi morì sopra, e contiene le opere di Virgilio, oltre ad altri autori importanti come Stazio, Orazio, Elio Donato, le opere, quindi Eneide, bucoliche e georgiche. E proprio dalle georgiche volevo leggervi un brano a cui sono particolarmente affezionato, che riguarda questo tema dell'amore, della primavera, in primavera, perché tutto si scatena, gli animali, gli uomini. Ogni razza sulla terra, dice Virgilio, Georgiche, libro terzo. Ogni razza sulla terra, degli uomini e delle fiere, e la razza marina, i quadrupedi e gli uccelli variegati, precipitano nel fuoco, nella follia. L'amore per tutti è lo stesso. In quella stagione dimentica dei cuccioli, la leonessa erra più feroce nelle pianure, e morti più numerose ovunque, e strage creano gli orsi mostruosi nelle foreste. Allora è feroce il cinghiale, è crudelissima la tigre. Ahimè, sventura chi vaga allora in Libia per campi solitari e non vedi come un tremito percorra tutte le membra dei cavalli se appena un odore noto giunge portato dalla brezza. E si sa, la furia delle cavalle si distingue fra tutte, e il loro animo ispirato da Venere in persona le guida amore, oltre il Gargaro, oltre il risonante Ascanio, scalano montagne, passano fiumi a nuoto, e appena la fiamma, ecco, è penetrata nel midollo smanioso, di più a primavera, perché a primavera il calore rinviene nelle ossa, quelle stanno tutte col muso rivolto allo zeffiro sui levate rupi e ricevono le brezze leggere e spesso, senza alcuna unione, ingravidate dal vento per sassi e roccioni e con valli infossate si disperdono. Quindi è veramente una stagione pazzesca la primavera, tutto quello che si desta, tutta la passione, la lussuria, l'istinto sessuale che viene suscitato. Siamo alla fine della prima parte di La primavera, Petrarca e colpi di fulmine. Ma una cosa ancora ve la devo dire. Oggi è Venerdì Santo. E mi direte: buona Pasqua, ci salutiamo, perfetto. Petrarca conobbe Laura il 6 aprile del 1327, nei pressi della chiesa di Santa Chiara d'Avignone. Ebbene, era un Venerdì Santo. Quindi questa puntata è ancora più motivata per questa coincidenza, ma i versi relativi a questo colpo di fulmine li leggeremo la prossima volta, martedì dopo Pasqua. Quindi a presto e auguri.